Buongiorno, benvenuti a questa ennesima, bellissimo appuntamento formativo che abbiamo, ormai, come dicevamo poco prima, come stavamo con Toni, siamo ancora abbastanza attivi da questo punto di vista, quindi gli eventi si succedono in maniera abbastanza frequente. Per cui, niente, per non rubare tempo, a parte il mio saluto, che è doveroso, e il ringraziamento alla Blumatica per aver voluto questo evento, ma è una, come dire, un po' ci ho messo un po' del vino a fare questo tipo di cose, forse con Toni ci eravamo sentiti, forse lì volevano fare un seminario di tipo diverso, ho voluto che si facesse questo, perché tra l'altro era una materia importante, credo, che troviamo nella nostra attività quotidiana. E a me non mi è mai capitato, ma ovviamente anche per loro, per due comuni, due semplici permessi a costruire di cose veramente modeste, però siccome Vatico c'era un canale, ed era veramente un canale, e alla fine ho dovuto fare questa famosa relazione paesaggistica per poter ottenere il permesso a costruire. E onestamente, insomma, la materia per me era un attimino non conosciuta bene, per cui bisogna adattare, scartabellando su internet, prendendo, facendo, insomma, alla fine ci siamo riusciti. Però, come è successo a me, questa cosa credo che possa succedere nella fase della professione un po' avanti continui. Quindi, innanzitutto sapere un poco come, dal punto di vista legislativo, la norma, che cosa prevede, e che cosa ci dice, quindi cosa dobbiamo stare attenti. Poi la possibilità di avere, e penso che l'informatica sia in questo campo, quello che ho visto, software house che sono in pure in provincia, eccetera, si sono dilettati molto su questa materia. E quindi ci mette a disposizione il software che può agevolare il nostro, come dire, operato, e quindi è giusto che poi il software, in questo senso, serve per agevolare, per accelerare, per fare in modo che le cose siano fatte bene, però è chiaro che a monte ci debba essere per forza, bisogna sapere bene la norma, cosa prevede, cosa vuole di fatto. Per cui ecco perché il motivo di questo seminario è rilevante, che poi avremo in un'altra data senza nessun problema. Quindi era questo il motivo che volevo che anche i collegi di Avellino fossero ben informati su cos'è la relazione paesaggistica, cosa si debba fare nel momento in cui ci troviamo a dover redigere. Per cui non ho fatto altro tempo, vi auguro buon lavoro e ringrazio ancora l'informatica per questo intervento. Grazie. Salve a tutti, buongiorno, io sono Toni, credo molti di voi ci conosciamo proprio perché ci vediamo spesso e poi oggi. Volevo soltanto portare alla vostra conoscenza la giornata, diciamo la mattina. Noi passeremo insieme un paio di ore stamattina, parleremo della relazione paesaggistica, faremo vedere l'interfaccia proprio come, diciamo, si costruisce un 3D semplicemente con l'esportazione in Google, cioè quindi vedremo delle cose interessanti con una tecnologia molto spinta. Alla fine sempre del seminario faremo l'estrazione come il nostro consulente fare, veramente ne facciamo due, però io questo qui, diciamo, lo volevo spiegare alla fine. Io non vorrei rubare altro tempo, volevo ringraziare il Presidente che ci ha dato questa opportunità e, diciamo, te lo consiglio anche, e passo subito la parola al nostro ingegner Cicirillo che ci illustrerà un attimo la problematica. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì. Partiamo subito con i lavori, quindi vedremo prima una parte introduttiva della materia, e chiaramente come di solito facciamo, utilizziamo un file PowerPoint che poi potete scaricare dal nostro sito www.blumatica.it, di quanti conoscete, oppure prendete dalla brochure. Dopo aver fatto questa prestazione passeremo al lavoro, cercheremo di fare un lavoro completo vedendo anche i vari risvolti, come utilizzare i programmi di grafica, per fare il fuoriinserimento, come fare il 3D, quindi vedremo un po' tutto quello che ci serve, perché chiaramente la cosa più complessa alla fine
proprio magari fare 3D in una di queste pratiche per poter inserire in funzione delle varie prospettive nel territorio, o addirittura portare in Google Earth, che è anche un'alternativa abbastanza buona, o qualcosa in più che potremo fare. Poi abbiamo una definizione di vincolo, chiaramente ognuno di voi opera secondo dove si trova in tutta Italia, in zone vincolate, che possono avere diversi tipi di vincolo. La definizione qual è? Che il vincolo rappresenta appunto il riconoscimento di un valore, di un rischio o una risorsa. Il livello di applicazione può essere comunitario, nazionale o regionale, la temporalità definitiva oppure in attesa della realizzazione dello strumento di piano, il carattere, come viene definito questo vincolo, da una legge, quindi open legis, oppure l'individuazione diretta, questa diciamo, è la definizione appunto dei vincoli. Dove agiscono? Agiscono in generale sul paesaggio, il paesaggio comprende un po' tutto, il patrimonio culturale, le risorse naturali, quindi viene definito paesaggio l'insieme di tutto quello che è oggetto di questi vincoli. Qua abbiamo fatto un elenco delle normative principali in materia fino ad arrivare al decreto legislativo 42 che è il codice dei beni culturali e che troveremo molto spesso anche in tutte le nostre fasi di lavoro di oggi. Si parte dal 1989 fino ad arrivare appunto a questo decreto legislativo 42. Quali sono i temi? Ecco, come dicevo prima, abbiamo dei beni culturali che sono le cose nobili, immobili, che rappresentano interesse storico e così via, e abbiamo i beni paesaggistici. Tutto insieme forma il cosiddetto paesaggio, che è poi quello che dobbiamo creare. E tutto questo è definito dal decreto legislativo 42 che abbiamo già menzionato. I due articoli principali che troveremo saranno questi, l'articolo 136, che quindi che sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quindi sono definite qui, da questo articolo 136 che è stato modificato, vedete, quindi ci intendiamo sempre ogni volta che diciamo il decreto legislativo 42 e successive modifiche e integrazioni. Anche qua vi consiglio sempre di fare attenzione ogni volta di trovare sempre la norma aggiornata per dare i cambiamenti. Sono questi quattro, vedete, sono soggetti a disposizione di questo titolo, che cosa? Le cose immobili che hanno cospicuo intergarattere di bellezza naturale, simbolica geologica, le ville, i giardini, perché in pratica in genere parliamo di immobili ed aree di notevole interesse pubblico, questo è l'articolo 136. Oltre al 136 c'è l'articolo 142, che sono le aree tutelate per legge. Anche qua, a seconda di dove ci troviamo, avremo le une o le altre, entrambe. Se uno sta vicino a un vulcano, è chiaro che avrà anche le zone vulcaniche, sta vicino a un corso d'acqua e così via. Quindi, in funzione della regione, della provincia, del luogo dove operiamo, avremo determinati vincoli. Ci sono queste carte di vincoli in genere che andremo a consultare come vedete. Quindi queste aree tutelate per legge sono, vedete, elencate da A fino a K, i vulcani, le montagne, le leggi sulle e così via, c'è tutta una serie di capitoli che vengono illustrati da questo articolo 143. Qua abbiamo preparato semplicemente un elenco che può essere utile in futuro quando farete una pratica, dove abbiamo messo, non le sto leggere tutte quante, sono 5-6 paginette, abbiamo messo la denominazione del vincolo, il provvedimento normativo, d'accordo? Il numero anno, chi è gestisce questo vincolo e quali sono i vincoli di vieti e prescrizioni. Ci sono beni archeologici, beni architettonici, vincoli, territori, una fascia costiera di 300 metri, vedete sulla sinistra è indicato la denominazione, qua quali sono gli organi competenti a questo tipo di vincolo. È un elenco che non vi sto a leggere tutto, ripeto, può essere utile. Opere di mitigazione, questo è un altro capitolo importante, soprattutto quando abbiamo a che fare con le pratiche complete, adesso vedremo la differenza, occorre quasi sempre indicare eventuali opere di mitigazione ambientale, cioè ogni volta che creiamo un'opera, facciamo un progetto, è una strada, o un edificio, una qualsiasi opera, in linea teorica introduciamo un danno a questo ambiente in cui mettiamo quest'opera. Allora la mitigazione consiste proprio in quello, sto facendo per esempio una strada, tra i vari aspetti negativi c'è l'induzione del rumore, crea rumore, una strada, passano macchine, quindi le abitazioni da vicino subiranno questo danno dovuto a questa strada. Le possiamo mitigare mettendo per esempio delle barriere antirumore, una vegetazione e così via, quindi mitigare questi effetti negativi, quindi le opere di mitigazione sono quelle che mitigano il danno, lo riducono al minimo indispensabile. Quando non è possibile fare questo, possiamo compensare quindi in effetti creiamo un'altra opera collaterale che non esisteva, un'opera comoda, a compensazione del danno che abbiamo prodotto. Faccio un esempio, non possiamo mettere le barriere per qualsiasi motivo,
creiamo per esempio una pista ciclabile a fianco a questa strada, e quindi abbiamo creato qualcosa di positivo che va a compensare, ecco, la differenza tra mitigazione e compensazione. Alcune volte potremmo rientrare. La documentazione da presentare, questo è un capitolo importante, ci sono alcuni articoli che definiscono quali sono gli interventi di lieve entità per i quali possiamo presentare un'autorizzazione cosiddetta semplificata. Semplificata perché vedremo a presentare una veste anche grafica abbastanza particolare, fissa, vincolata alla legge. Chi è che li definisce questi interventi? L'articolo allegato 1 del DPR 139 del 2010. Andiamoli a vedere. Questo è anche un file PDF che poi troveremo anche sul programma, vedete, abbiamo semplicemente presi dalla legge e suddivisi in tipologie, tipo interventi edilizi, incremento di volume non superiore al 10%, vedete, non ve li sto a leggere tutti quanti, li potremo consultare anche dall'interno del nostro software, aree pertinenziali, arredo urbano, realizzazione di monumenti e edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali, questo no, è un intervento di lieve entità. Viabilità, infrastrutture, sono 39 tipi di interventi. Se il nostro intervento ricade in uno o più di questi, chiaramente sappiamo che potremo presentare una documentazione cosiddetta semplificata. Quali sono invece le opere di grande impegno territoriale? Anche qua c'è il DPCM 12 dicembre 2005 che definisce questi interventi come interventi importanti, quindi grandi impegni per i quali non è possibile più presentare una documentazione semplificata. Quali sono? Complessi sportivi, parchi tematici, complessi residenziali, campeggi, caravan e così via. Poi c'è la seconda tipologia, opere a rete, tipo reti infrastrutturali, torri, tralicci, impianti di risalita. Quindi se la nostra opera ricade in uno o più di queste, chiaramente dobbiamo presentare una documentazione completa. Infine abbiamo elencato quali sono le opere invece che non richiedono affatto uno svincolo, quindi una relazione paesaggistica. Quali sono? Sono queste tre categorie, vedete, interventi non sorpresi sono definiti dall'articolo 149, sempre del decreto legislativo 42. Quali sono? Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, restauro dei conservatori, che non alterano lo stato dei luoghi, l'aspetto esteriore degli edifici, interventi, esercizi, attività, consiglio pastorale e così via. Se ricadiamo in uno o più di questi tipi di interventi, a meno di eventuali future normative regionali particolari che imponessero anche per questi di presentare, potrebbe capitare, lo dico sempre, perché anche la normativa regionale è importante, adesso vediamo anche come implementarla all'interno del nostro software. Quindi se la nostra opera ricapita per questo, in effetti non c'è bisogno di utilizzare alcun software. Cosa ci serve per fare un po' tutta la documentazione, dalla parte tecnica, dalla parte redazione, quindi testi, word, grafici, documenti, disegni? Occorre chiaramente un programma, possibilmente per la gestione di questa paesaggistica, potrebbe essere il nostro Blumatica Paesà, che fra poco vedremo all'opera. Occorre sicuramente un CAD, un CAD che abbiamo già usato per fare la progettazione e presentare al comune. E quindi abbiamo fatto praticamente piante, prospetti, sezioni, catastali e così via, tappi sull'efficio volume, diciamo un CAD che poi alcuni elaborati saranno in più da presentare, ma molti di questi elaborati che alleghiamo una pratica di svincolo paesaggistico sono gli stessi elaborati che già abbiamo prodotto e saranno allegati, adesso vedremo in che modo. Poi ci occorre un programma per l'elaborazione di immagini. Qua un punto importante: dal nostro programma Blumatica Paesà potete scaricare un programma gratuito che si chiama Paint.net, che è un programma non nostro, programma internazionale, bellissimo, che vedremo in opera, un po' come un Photoshop, semplicemente che è a costo zero, licenziato ufficialmente, che noi possiamo utilizzare, tutto in italiano, ha le cose che servono per fare quello che dovremo fare e lo useremo fra poco. Quindi lo potete scaricare da internet o direttamente dall'interno del nostro programma. Chiaro che uno può usare anche altri programmi, se è abituato a usare Photoshop, c'è la maniera di licenziare, usa questo, la stessa logica. E poi serve un editore di testi tipo Word, Microsoft, OpenOffice e così via. Questa parte che avevamo previsto ve la salto perché nella nuova versione che abbiamo fatto adesso di Blumatica Software abbiamo previsto addirittura l'esportazione diretta in Google. Prima dobbiamo fare tutta una serie di operazioni, cioè se io ho fatto un edificio 3D, con il nostro programma Blumatica Project, poi che dipende anche con altri programmi, lo potevamo portare in Google tramite una serie di passaggi, si passava per SketchUp e così via.
la salvo questa parte che poi vedremo l'esportazione, abbiamo fatto adesso nelle nuove versioni che sono disponibili per circa una decina di giorni, abbiamo fatto il Bologna, praticamente abbiamo previsto un pulsantino che esporta direttamente in formato DALI, quindi il progetto 3D lo portiamo direttamente in Google Earth in un modo semplicissimo, poi vi farò vedere. Un'ultima cosa, il nostro programma di paesaggistica chiaramente compone la relazione presentata, quindi può essere di tipo semplificato, di tipo completo, poi fa riferimento a una serie di allegati che dobbiamo aver fatto noi con altri programmi, con CAD, con Photoshop, con PineNet, con Word, la relazione tecnica. Cosa abbiamo pensato di fare? Poi lo vedremo fra poco. Anziché lasciare tutti questi file sfusi su un computer, perché ho stampato la documentazione, gli allegati sono questi, e me li vado poi a ognuno a stampare col proprio programma, li vado a cercare le cartelle che stanno. Invece abbiamo pensato di fare una cosa, di creare l'elenco degli allegati e fisicamente allegare proprio i documenti. Cioè, per esempio, la relazione tecnica, cos'è il documento Word? Lo diciamo, dove sta? Andiamo a indicare dove sta questa relazione tecnica. Lui che fa? La ingloba nel database. Cos'è un DVG? Ok, ma la ingloba, qual è il DVG? Sta in questa cartella. Che fa il programma? Si svincola da tutte queste cartelle, li fa propri tutti questi documenti, o Photoshop, o fotografica, o DVG, di qualunque tipo, e li ingloba praticamente all'interno dell'unico file di database di questa paesaggistica. In modo che fra 6 mesi richiamiamo quel file, ricostruisci gli allegati. No, abbastanza semplice. Se ne diciamo che è come se comprendesse quegli allegati, però a quel punto con tutti quegli elaborati che stanno sul, li potremmo anche eliminare. D'accordo? Il vantaggio qual è? È che c'ho sempre tutto sotto ordine. Questo è uno dei metodi, chiaramente non è che sono obbligato, però è meglio, perché praticamente è meglio avere tutto concentrato. Esatto. Tutti i file che abbiamo richiamato li possiamo tranquillamente eliminare dal computer, qua rimarranno sempre. Quindi abbiamo un unico file che si porta di tempo. Ma se questo è possibile, cioè se io voglio soltanto la relazione di quel progetto, io comunque lo posso sempre. Certo, lo posso anche lasciare così normale come sta adesso. Però adesso vedremo il modo migliore di operare è questo, che molto spesso, anche quando abbiamo, vedete questo esempio qua, questo qua cos'è? È un DVG che porta all'interno delle fotografie, è conveniente sempre, lo vedremo tra poco. Quando facciamo un fotoesperimento, noi alla fine otteniamo un'immagine raster, non è più un CAD, quindi un'immagine fotografica, diciamo così, che contiene all'interno la prospettiva, la fotografia di base, l'abbiamo manipolata, quindi abbiamo inserito la villetta all'interno di quella fotografia. Quello in effetti è un file raster, però ne abbiamo preparato dei frontespizi di DVG, in modo che inseriremo la fotografia in un contesto CAD. È la cosa migliore, in modo che ho formato a 3, la stampa esce come dire, altrimenti stampare un'immagine così, o la stampare non sappiamo mai il risultato, dovrei mettere in Word, invece così vedremo, è molto più comodo. Certamente non è obbligatorio fare questo, però abbiamo l'ordine che adesso vedremo proprio all'interno del nostro programma. Chiudo quindi questa parte e passiamo direttamente a vedere come operare con il nostro software che si chiama Automatica Paesaggio. Vi ho preparato un esempio molto semplice, anche questo lo potete scaricare, questo è un progettino che ho fatto al Comune di Agropoli. Praticamente il programma si presenta con questa veste grafica, proprio tutta una serie di funzioni, in questo caso sono capitoli, quindi devo andarci sequenzialmente, normalmente, e troviamo dei modelli di stampa, vedete che sono tutti fatti in Word e personalizzati, troviamo la prima cosa che faremo sarà proprio applicazioni esterne. Cioè, prima di cominciare a fare qualsiasi lavoro, apriremo il programma e cominceremo a fare queste personalizzazioni, che sono prevalentemente 2 o 3, adesso vediamo. Prima, cominciamo a dire qual è il nostro editore di testi, qual è il nostro editore di immagini, tipo Photoshop, PineNet, Paint, qual è il nostro CAD che abbiamo sul computer e con il quale vogliamo lavorare in modo integrato con la paesaggistica. Come si fa a indicare questo? Cioè, strumenti, vedete, impostazioni, applicazioni esterne. Qua vedete, potete installare PineNet di qua, anziché andare in internet, fa lui il link e ve lo scarica e ve lo installate. Quindi posso collegare, vedete, un elaboratore di testi, un programma di immagini e un programma CAD. È chiaro che non è detto che sia il nostro Blumatic CAD Project, il CAD è bellissimo e che vedremo dopo ci fa fare il 3D molto facile partendo da 2D, perché ci permette di andare in Google Earth, fare altri fotoesperimenti, animazioni e quant'altro. Però voglio dire, possiamo collegare anche AutoCAD, Photoshop e OpenOffice. Io in questo momento, vedete, se clicco su editore di immagini, parte quello che ho definito che è il PineNet.
lancio il laboratorio che l'editore CAD parte in Blumatica The Project, che è il programma nostro di Blumatica, e mi parte, diciamo, abbiamo creato anche qua questi tre link immediati per uscire, entrare e lanciare, così vedete, li lanciamo direttamente dall'interno del nostro programma. Le istanze abbiamo detto, altra personalizzazione. Se utilizziamo determinati siti web per andare a cercare ortofoto, cartografie, carta dei vincoli, magari il comune tra l'Italia, cioè degli elaborati particolari, ce lo possiamo andare a personalizzare qua dentro. Vedete? Qua vedete abbiamo IGM Regione Campania, carte vincoli Regione Campania, sono tutti siti già ricostituiti e a voi che siete in Campania serviranno già. Però ammesso che, per esempio, non c'ho internet, già sei staccato internet, chiaramente deve essere collegato a internet nel momento in cui faccio un link, poi vedremo sta chiavetta se riusciamo a utilizzarla. Diciamo che con questi link cartografici cosa possiamo fare? Se vado in gestione link, chiaramente deve essere collegato a internet, ho trovato in internet un bel sito, mi copio l'indirizzo http www, faccio copia, mi creo e lo vado a incollare qua dentro, creo un link che chiamo ad esempio carta vincoli comune tal dei tali, faccio un esempio. Da oggi in poi troverò un link in più e lo lancio direttamente dall'interno di Informatico Esame nel momento in cui sono collegato logicamente ad internet. Questo abbiamo fatto così perché chiaramente avremmo dovuto mettere i link cartografici di tutta Italia, sarebbe uscita una cosa gigantesca e poi difficile da realizzare. Ognuno, a seconda di dove opera, si può creare le proprie cartografie. D'accordo? Quindi magari c'è un link particolare, il catasto e così via, si va a collegare direttamente qua dentro. La stessa logica per la normativa. Ecco, per esempio, la prima che abbiamo trovato qua sopra, scelta tipologia pratica, la consulteremo se ci viene il dubbio su quale tipologia di pratica andare a definire, se abbiamo completa o ridotta. E quindi in questo caso abbiamo ripetuto semplicemente quello che abbiamo visto poco fa, vi ho fatto già vedere, cioè abbiamo unito insieme quali sono gli interventi soggetti a... Sono già dei default del programma? Sì, sì, sono già dei default nel programma questi. Però si possono aggiungere anche altri. Si possono aggiungere, esatto, posso aggiungere anche una normativa particolare. Io voglio consultare anche qua la stessa logica, vedete come faccio? Se vado in normativa, gestione normativa, aggiungi una nuova norma. Il PDF io mi indichiamo e lo troveremo sempre direttamente qua dentro. Quindi anche qua abbiamo fatto questo perché in modo che ognuno se lo può aggiornare, di inserire i propri siti e così via. Quindi abbiamo fatto queste presentazioni, i modelli di stampa, chiaramente anche qua posso aggiungere quanto ne voglio. Chiaramente quando sono semplificati c'è poco da modificare perché la legge prevede di presentarli in quel preciso modo. Invece quando è nella relazione completa ci possiamo divertire, magari ci vuole inserire una frase particolare dove possiamo andare a fare nei modelli. Modificando un modello c'è il vantaggio che praticamente ci troviamo quella modifica per sempre. Anche un semplice frontespizio. Se il frontespizio vedete mi esce il logo Blumatica, lo voglio cambiare, lo posso cambiare in ogni documento, però è scocciante. Me lo vado a fare nel modello, personalizzo il modello, da oggi in poi stamperò secondo quel frontespizio e così via. Quindi anche qua è la massima. E se voglio conservare un vecchio modello, e farlo di nuovo. Certo, qua posso fare anche un nuovo modello, lo chiamo lezione presentistica di tipo 3. Ah, di tipo 3, perché magari noi ci serve quando facciamo un progetto stradale vogliamo fare una cosa un po' diversa. E quindi dobbiamo lasciare la massima personalizzazione possibile. No, per non perdere tutti i precedenti. Ah no, posso anche eliminare in teoria, però non ci conviene, me ne faccio un altro, mi copio il precedente e me ne creo un altro con le modifiche, lo chiamo tipo personale, voglio dire. No, cioè, massima, da questo punto di vista è massima libertà, tutti i nostri programmi in genere utilizzano il Word Microsoft, però anche qua posso utilizzare un altro tipo di Word, perché ne abbiamo trasformato in FTF, in modo che posso utilizzare anche con OpenOffice e così via. Stiamo portando anche qua tutti i nostri programmi che finora funzionavano solo con Word, perché c'è stato chiesto da molti enti di farlo funzionare anche con OpenOffice, stiamo transitando tutti in questo modo. Però i modelli di base sono fatti Word Microsoft. Posso aprirli chiaramente anche qualsiasi altro Word processo. Ma come si parte? Cominciamo a fare una pratica. Vedete, caratteristiche e intervento. In questa prima paginetta, sono modelli di pagina, abbiamo chiamati capitoli, mi vado a mettere le caratteristiche dell'opera, posso copiare e incollare da altri documenti che eventualmente ho, faccio un esempio, la descrizione delle caratteristiche dell'intervento, le finiture dell'edificio, e magari già l'ho fatta nella relazione tecnica che ho presentato al comune, mi apro il Word, copio e la incollo qua dentro,
voglio dire, quindi possiamo usare il copia e incolla tranquillamente. Molto spesso si tratta di cliccare su dei flag tipo questo, vedete, clicco, levo e così via. Destinazione d'uso dell'area, del carattere dell'intervento temporaneo, sono le cose che richiede la legge. I dati catastali, vedete, questo, diciamo, questa è la mia pagina, è abbastanza semplice, tipo di aree urbane, e così via. Contesto paesaggistico, innanzitutto diciamo subito questo, se stiamo presentando una pratica, diciamo, semplificata, di documentazione semplificata, è sufficiente rispondere a questi, diciamo, questi check, vedete? Di attivo e disattivo in funzione del mio intervento. Il primo è il contesto intervento dell'opera, e opera, uso attuale del suolo, metodologia del contesto paesaggistico. Ogni volta che abbiamo un capitolo, se la relazione è semplificata, abbiamo detto basta levare e mettere questi flag, altrimenti dobbiamo dare anche una descrizione oltre aver settato quel flag. Una descrizione che per esempio parla un po' più dettagliatamente del contesto dell'intervento o dell'opera, oppure dell'uso attuale del suolo o della morfologia. Quindi è anche una parte descrittiva, oltre quella fatta con questo flag. Per quanto riguarda i vincoli, come abbiamo già detto prima, sono due tipologie, articolo 136 e articolo 142. Anche qua potremmo avere gli uni e gli altri, o più di uno, che potrebbe avere ville e giardini, più sono in zona costiera e così via, quindi potrei avere alcuni della 136, alcuni della 142. Normalmente ci sono delle carte, dei vincoli, che voi andate a vedere proprio in particolare se nella vostra area diciamo dei vincoli. Se andiamo sempre nella cartografia che noi abbiamo, andiamo a vedere e troviamo tutte le zone che hanno di questi vincoli. E quindi se ricadiamo uno di questi anni già sappiamo che dobbiamo fare una relazione paesaggistica. Poi andiamo a vedere se è ridotto o completo in funzione del nostro tipo di intervento. Alterazioni e opere di mitigazione. Quando andiamo a elencare eventuali alterazioni permanenti o provvisorie, tipo non so, uno sbancamento, un grande sbancamento importante, però potrebbe essere provvisorio oppure potrebbe essere definitivo, quindi a secondo il tipo di alterazione prevista dal nostro intervento e eventuali, vedete, opere di mitigazione previste per compensare, appunto, per mitigare o compensare questi danni indotti da questi tipi di alterazioni che sono quelli previsti dalla norma. In altri dati andremo a compilare questa paginetta nel momento in cui abbiamo a che fare con una relazione completa. Se l'opera è un'opera tipo urbanistica, tipo non so, un edificio, qualcosa, abbiamo messo i parametri urbanistici, quindi dobbiamo dimostrare che praticamente siamo in regola con i parametri urbanistici. Alla fine di tutto troviamo documentazione allegata. Qua adesso cosa facciamo? Quando facciamo una nuova pratica, importa allegati standard, qui fa l'elenco di quello che normalmente ci vuole con quella tipologia di pratica. Qua vedete, per esempio, relazione tecnica, se ci vado sopra, adesso c'è una strada da vedere, è un file Word, quindi se vado in modifica, qui me lo apre quel Word che ho definito. Questo estratto catastale cos'è? È un DVG, d'accordo? Che porta praticamente un file DVG. Questo ortofoto, quello che abbiamo visto poco fa, questo è un DVG che porta all'interno delle fotografie e dove magari abbiamo contornato una zona in giallo per direttamente contare con il nostro cambio. Fino ad arrivare, vedete, per esempio, la numero 12, che è un inserimento, questa è una bigliettina inserita in questa fotografia. A titolo di esercizio, vediamo come avviene la stampa. Dopo inseriremo un'ulteriore elaborato, chiamiamo numero 13, e faremo insieme un foto di inserimento. Faremo prima finta di aver già creato il nostro 3D, diciamo che l'abbiamo creato, e vediamo come inserirlo nella fotografia. Poi vedremo anche, alla fine, come fare con il nostro CAD un 3D partendo in modo semplice da un progettino 2D, da alcune piante, d'accordo? Come sequenza. Allora, se vado in stampe, stampo per esempio l'azione paesaggistica semplificata, clicco, il programma va a salvare il nuovo tipo di elaborazione, ho fatto dei cambiamenti, per fare prima il salvataggio per evitare di commettere errori, tipo cliccare un flag e riporta la situazione dentro. Quindi, in modo che vado in stampa, se ho toccato qualsiasi cosa, significa riorganizzare il nuovo tutto. Ecco, adesso è partito la stampa secondo il prototipo nostro, ovviamente. Qua c'è poco da modificare, quando la pratica è una pratica semplificata,
non è che potete modificare, non so, ecco, per esempio questo marchio nostro, Lumatica, ci mettete il vostro logo, potete mettere di volta in volta una fotografia diversa, tutto quello che fate qua vi rimane solo su questo documento, d'accordo? Quello che fate invece del modello influenzerà tutti i modelli, tutti i documenti che faremo da quel momento in poi, logicamente. Quindi vedete, anche qua si possa divertire. La parte invece, questa standard, è chiaramente quella prevista dalla legge, qua sono tutti i capitoli, vedete, 5, uso del suolo, d'accordo? Fino ad arrivare in fondo agli elaborati di progetto, che è l'elenco che devo stampare separatamente, tutti questi documenti allegati. Qua so che sono 12 e qui devo stampare. Chiaramente se un DVG lo vado a stampare col programma di CAD, se un RTF lo stampo con voi e così via. A questo punto andiamo a fare questo foto inserimento, come cominciamo a vedere dal vivo alcune cose. Andiamo in applicazioni esterne e lanciamo editore di immagini. L'editore di immagini e vado ad aprire la fotografia nella quale dovrò inserire una certa prospettiva. Allora, vado qua e dico apri e vado a aprirne, ecco qua, esempio foto del basso, cioè un esempio abbastanza semplice per non annoiarvi troppo. Questo è lo stesso edificio che sta qua in questo foto inserimento, semplicemente con una prospettiva diversa, cioè vista quasi frontalmente. Questa è la stazione di Agropoli, c'è un'altra collinetta di fronte a questa. Questa vista praticamente ci fa vedere quasi una vista frontale, un po' storta. E andrà messa la villetta qua a fianco, perché lo stesso proprietario di questa casa deve fare un intervento di ampliamento, quindi una nuova costruzione a fianco una costruzione esistente, d'accordo? Questa è la foto, vedete, che vediamo dall'alto, e questa qua è la foto vista, diciamo, dal basso, un po' frontale. Che ci serve adesso? Ci serve la prospettiva giusta della villetta che dobbiamo inserire. Allora, abbassiamo per il momento questo e andiamo nel CAD adesso, dobbiamo aver fatto il 3D. Quindi lancio il mio CAD e vado a aprire il progetto 3D che immaginiamo adesso di aver già fatto, poi vedremo anche come si fa. È chiaro che potrebbe essere anche un progetto che avete fatto con qualsiasi CAD, quindi se 3D, su questo non c'è problema. Apro e vado a prendere, per esempio, proviamo dappertutto questo. Se questo vedremo l'altro, questo non ricordo, no, è l'altro infatti. Andiamo quest'altro, direttamente, esempio. Ecco, questo qua diciamo che è un 3D che abbiamo fatto con qualsiasi CAD, logicamente. È chiaro che anche se l'avessimo fatto con AutoCAD lo potevamo aprire con il nostro CAD, perché il nostro CAD, Chromatica The Project, è un CAD DVG nativo, quindi lavoro direttamente con il DVG, salvo il DVG oppure con dei file in formati diversi, come Sport, PDF e così via. Chiaramente io qua adesso dovrei cercarmi la prospettiva giusta per quel tipo di fotografia, quindi posso creare prospettive con il nostro programma di qualsiasi tipo, poi lo vedremo in dettaglio. C'è anche la possibilità di salvarsi mano a mano prospettive, astrometrie per farle vedere al cliente. In questo caso abbiamo Visualizza via Manager, dove io per esempio già mi sono preparato questa prospettiva che ci interessa. In questo elenco immaginate di aver preparato da parte del cliente la prospettiva dal caminetto e così via, poi lo vediamo un attimo se abbiamo tempo. Diciamo che, supponiamo, vedete, questa è una vista quasi frontale, un poco storta, nel senso che sta piegata. Dobbiamo catturare questo, la prima cosa che ci conviene fare è levare l'UCS, in modo da non avere fastidio con la perna qua, poi possiamo usare un qualsiasi programma, oppure il nostro programma di cattura di immagini, che è molto comodo, vedete, mi metto qua, clicco su cattura e vado a prendere la porzione che mi interessa andare a inserire nella fotografia. Questo file rimane in memoria, però ci conviene salvarcelo, e gli vado a dire, vedete, sta qua sotto, possiamo salvare, dico file, salva cattura, e lo vado a chiamare, per esempio, prospettiva, lo chiamiamo Avellino, così vi ricordo, anche negli esercizi di allegarlo ai file che potete scaricare. L'ho chiamato così, è diventato un file bitmap, abbasso questo, d'accordo? E vado a riaprire di nuovo il mio programma di grafica. Lo metto a pieno schermo, questo lo posso anche mettere via. Questa è la fotografia. Adesso vado a aprire quell'altro file che è la prospettiva. Quindi apri, prospettiva Avellino, eccola qua questa. D'accordo? La prima cosa che dovremo fare, e questo ci servirà anche per fare le banche dati che fra poco vedremo,
tipo non so, le palme, le immagini, dobbiamo far diventare il fondo trasparente. Quindi a questo punto cosa faremo? Ci sono vari metodi. Il più semplice, quando è un CAD, lo sfondo normalmente è un unico colore, o il nero, o il bianco, o il blu, quello che avete usato. In questo caso è bianco, allora si prende la bacchetta magica, si clicca sul bianco, però attenzione, lì prende 50% di tolleranza, proviamo, vedete, se io clicco, magari si è catturato anche i grigi della casa, quindi non va bene. Allora riproviamo una percentuale più bassa, adesso va bene, vedete, ha preso il bianco e non ha preso il grigio della casa, quindi con un minimo di esperienza si impara a fare tranquillamente questo. Col tasto CTRL aggiungo anche questa selezione, clicco su cancella. Quando compaiono questi quadrettini, si vede che il fondo è diventato un fondo trasparente. D'accordo? A questo punto seleziono questo disegno, modifica, seleziona tutto, copia, lo copio in memoria, vado sull'altra, sulla fotografia che deve ricevere, e faccio attenzione, incolla in un nuovo livello. Questo è il punto importante, che deve avere un programma di grafica da utilizzare per questi fondi inserimenti. Se prendiamo esempio il Paint tradizionale, quello che magari non c'è, quindi già non potremmo fare. Invece il PaintNet ha questa gestione dei livelli, dei layer, dei contrasti, che è molto comodo. Perché vedete, adesso io ho due livelli indipendenti, livello 2 e sfondo. Lo sfondo è la fotografia, livello 2, diciamo che la villetta è la prospettiva che io mi sto cercando di portare. La prima cosa che faremo, tenendo premuto il tasto Shift, per andare in proporzione, scaleremo l'immagine in proporzione. Se non tengo lo Shift, lui la streccia in orizzontale, qui non va bene. Quindi il tasto Shift, poi questi comandi sono spiegati anche sul manuale, la portiamo in proporzione. Chiaro, qua posso tirare il righello, fare operazioni, non mi faccio tutto quello che può fare questi programmi in Vittorica, diciamo in proporzione, bene o male sappiamo, confrontandolo con l'altro, che deve essere più o meno della stessa grandezza. Adesso lo riporto qua, anzi un po' più piccolino, lo metto così, lo sposto. Tutto quello che faccio da questo momento in poi lo sto facendo sul livello 2. Faccio un esempio, se prendo la bacchetta magica e clicco sul verde, ho beccato il verde, non il verde che sta sotto il fondo. Se faccio cancello, vedete, ho cancellato quel verde che mi dà fastidio. Prendo la gomma, mi metto per esempio, aumento il numero di pixel a 6, cancello e sto cancellando sempre da quella prospettiva. Se adesso passo sulla villa, giustamente, vedete, mi sto integrando col verde, mi sta cancellando questa volta dalla villetta. E quindi mi sta un po' amalgamando con lo sfondo. Quindi è un'operazione abbastanza semplice. Una volta fatto questo, e questo adesso si sposta indipendentemente da tutto, una volta fatto questo, cosa posso fare? La fotografia, volutamente, è una fotografia abbastanza sbiadita. Quella c'è un contrasto abbastanza pesante, si nota subito che è posticcia, diciamo così. Allora cosa possiamo agire in genere? Un programma professionale come questo ci consente di agire su delle regolazioni, contrasto, la luce, luminosità, e così via. Quindi, per esempio, tonalità e saturazione, questo è un parametro importante, la leggerezza del file, vedete? Ecco come si influenza, posso arrivare addirittura a fare questo, quindi è abbastanza comodo, il contrasto, la risoluzione, il tipo di colore, il tipo di gamma di colore. Quindi sono tutte operazioni con un minimo di esperienza si fanno facilmente con questo programma, che ritengo addirittura più semplice rispetto a Photoshop. Però fa praticamente quasi le stesse cose. È un programma abbastanza costoso. Questo è un programma che scarichiamo gratuitamente. Una volta completata questa operazione, cosa facciamo? Ci salviamo questo file come JPEG, però non è ancora finito. Lo facciamo salva con nome, poniamo di aver finito, la salvo come immagine JPEG e la chiamo per esempio foto inserimento Avellino. Chiamiamolo così. Avellino. Ed è un'immagine JPEG. Ok, confermo. Unisci i livelli, sì, tanto in effetti non mi serve più lavorarci, e chiudo, posso chiudere il programma di grafica senza salvare null'altro, ho creato questo JPEG. Cosa ci rimane da fare? Ci rimane da inserire questa fotografia in un DVG. Io consiglio di fare così, perché stampare così non si sa mai risultato. Quindi cosa possiamo fare? Riapriamo il CAD e andiamo a prendere un frontespizio che leggiamo già a Corriere Diplomatica Paesana. Andiamo qua e dico apri, e apre il frontespizio formato a 3, per esempio, e mi compare questo frontespizio generico. Anche questo sono tutti DVG personalizzati, non mi piace il celestino, voglio mettere una cosa vostra, ma modificare il DVG vi crea un altro frontespizio. Abbiamo creato alcune abbastanza interessanti che portano questo. Cosa facciamo qua adesso? Vado a inserire, disegna, immagine,
e vado a mettere un'immagine che sta in cromatica paesana, carter paesana, l'abbiamo chiamata prospettiva, no, foto inserimento a Avellino. Apri e la metto qua. A questo punto la seleziono e me la vado a ingrandire opportunamente. Questo adesso uscirà un formato a 3, che già ho creato il formato a 3. Il frontespizio a 4, poi lo posso piegare, diciamo, ognuno di questi può fare quello. Un'ultima cosa, è chiaro che posso ancora intervenire sulla fotografia, regolare i colori, regolare cose, tagliarla, che lo fa il caso, diciamo, automaticamente. Però se l'abbiamo già fatto bene, sta bene così. Mi rimane solamente, vedete, da sostituire queste variabili. Allora, se abbiamo un progetto in linea, io ogni volta che clicca su salva, esporto un file in formato XML con tutte le notizie di progetto, progettista, comune, quindi anziché andare a scrivere, chi sa il nostro caso, farei questo in questo caso, altrimenti se andate AutoCAD a mano vi andate a mettere Andropoli, così. Nel nostro caso abbiamo fatto questa cosa molto interessante, variabili utente, che vale per tutti i progetti, non solo per la esercistica. Mi si apre questa cartella, io qua vado a dire voglio fare la tavola numero 13, bene, e la voglio chiamare foto inserimento Avellino. Anziché andare a scrivere comune, provincia, manualmente, poi rendendo comunque comodo, possiamo dire importa da XML, quindi dal file di paesaggistica che ho in questo momento. Clicco, vado a prenderlo, lo vado a mettere dentro a questo, eccolo qua, apri, clicca per si è importato le cose che ha trovato, se le ha trovate. D'accordo? E se potrete allora sostituisce le variabili nel disegno corrente, anziché scrivere a mano. Ok, confermo, chiudo. E vedete, ne trovo scritte qua, le Agropoli, Salento e così via. Posso ancora intervenire, sono dei testi, i disegni di Fuji tranquillamente. A questo punto, vedete, ho sostituito tutto, vado a salvare questo DVG, salva con nome, e lo chiamo allegato 13 Avellino. Bene. Possiamo chiudere, abbiamo quasi finito, perché a questo punto, ripeto, lo potremmo pure lasciare così sul computer allegato 13, però ci conviene andarlo a inserire come elaborato ufficiale oltre questi 12. Come si fa allora? Abbastanza semplice, nuovo elaborato, denominazione foto inserimento Avellino, diciamo così, dammi un dov'è un file, vado qua e l'abbiamo chiamato allegato 13 Avellino. Apri, adesso abbiamo effettivamente finito. Perché salvando questo progetto adesso salverà i 13 elaborati. Sembra complesso, ma non lo è, quindi ripetiamo il passaggio. Ho fatto già un 3D, prendo la prospettiva giusta per quella foto, esempio, vedremo anche come si costruiscono matematicamente le prospettive, vado, apro la fotografia, quindi apro sia la fotografia che la prospettiva, dalla prospettiva levo lo sfondo di PaintNet nel programma di grafica, la vado a portare sulla fotografia, aggiusto le cose, le misure e così via, levo quello che mi serve, posso copiare e incollare la luminosità e così via, e creo un nuovo file JPEG, un'immagine raster. Questa immagine raster la vado a inserire in un disegno di DVG di un certo formato, ho preso una foto e metto un elaborato DVG che contiene all'interno una fotografia e la vado a legare fisicamente al mio progetto. La relazione tecnica non fa il Word. Se dico modifica, vedete, apri con l'editore definito, qui che fa? Che ho definito Word, me l'apre Word. Se è un DVG, lo apre con carico. Capito? Nel programma ci sono questi esempi, cioè certo. Dei progetti già realizzati. Sì, 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 sì. Cioè, lasciamo sempre un esempio, con tutti gli elaborati, gli allegati, così di modo che uno lo può controllare, che viene spiegato anche poi nel manuale. Sembra complesso, ma non lo è. Ripeto, questa parte finale abbiamo messo in più, quindi in teoria le funzioni allegati non mi vanno stampa, però così è più ordinato, sì, sì. Non si rende conto. Da qua facciamo tutte quante che vogliamo fare. Esatto. Ammesso che voglio fare una modifica, lo modifico con l'editore del bilancio e CAD, faccio la modifica salva e la modificata. Ammesso che devo fare domani una variante, riapro il progetto, posso anche fare salva con nome, riapro il progetto, apro quell'elaborato che devo modificare, ma l'ha chiesto l'ente, lo salvo. Allora, se la fotografia è importante.
va. Diciamo che è molto più ordinato così, lo può utilizzare per tutti i progetti. Il vantaggio qual è? Se prendo questo file, che si chiama in questo momento New Blumatica Paesana, d'accordo? E di questo asterisco significa che ho cambiato qualche cosa, infatti ho legato l'angolato 13, mi ci deve ricordare che stavo solo questo andare. Stavo dicendo, se questo file lo mando a uno che sta a Milano, quello lì gli elabora tutto di dentro. Quindi anche gli elaborati vengono ricostruiti. Poi per aprirlo deve avere un cambio di legge di fungi, evidente. Però gli elaborati stanno tutto connesso. La relazione tecnica in Word, stato di fungi, con l'altro PDF e così via. Se vai a legare fisicamente. Andiamo a vedere adesso come fare il 3D. In effetti è una parte abbastanza importante, utilizzando il nostro CAD. Partendo chiaramente il CAD base nostro, è un po' come AutoCAD full, cioè già 2D e 3D, però il 3D è un 3D quasi inutilizzato, quasi inutilizzabile. Io lo riesco a utilizzare perché sono un grande utente AutoCAD, però il 3D fatto con AutoCAD onestamente è complesso. Un CS, screw, disposta, fa una forma sconda e diventa pazzia. Cioè, è veramente complicato, però che idea facendo nulla? Sfruttiamo la potenza del 3D già del programma base, però vediamo se riusciamo a farlo sempre, ci siamo riusciti e vi garantisco che alcuni dei vostri colleghi fanno dei 3D spettacolari in pochi minuti. Da quando abbiamo commercializzato questo modulo, adesso vedremo, modulo funzionale, riescono a fare le cose rapide, avendo le piantine a disposizione e capendo minimamente quali sono le quote. Andiamo a vedere. Partiamo prima con un esempio facile facile, in modo che poi vediamo anche quello che abbiamo realizzato dopo noi. Vado qua, vado in carico di situazione e vediamo per esempio questo primo esempio facile facile. Qua abbiamo una piantina, che è un piano tipo di due piani, più una copertura a tetto con una baina e cose varie, diciamo abbastanza semplice. Abbiamo questa piantina, conosciamo l'edificio, nel senso so che quota sta il tetto, quant'è alto il tetto e così via. Vogliamo creare un 3D facile, allora apro il pannello e dico funzioni 2D più 3D. Questo qua è il pannello opzionale che vi dicevo, molto comodo, che ci consentirà di fare queste cose. Qua mi metto in assonometria, giusto per vedere meglio le cose, va bene? E comincio a disegnare. Le funzioni sono 4-5, però con queste 4-5 vedrete, facciamo tutto. Cominciamo a fare la parete e la muratura esterna. Comincio a dire, fammi una parete di altezza costante 7 metri, quota 0 parti da terra, quota meno 2 parti 2 metri sotto, così via. Spessore 0,30, come me lo vuoi dare? Mi vuoi dare due punti di una polilinea con armi, due? No, ho già una polilinea che già ho disegnato io per fatti miei, dall'esterno. Ok, disegna, clicco su disegna e mi chiede selezionare una polilinea che identifichi l'esterno, mi metto qua, e cliccare su un punto interno. Il programma ci comincia a disegnare, vedete, ci ha fatto questo primo muro, che va sul layer, ogni oggetto va sul layer, questo qua va su pareti 3D, però potrei andare su pareti 3D, layers, congela, scongela, è sempre complicato. Dobbiamo fare dei pulsantini, vedete che facile facile, ci congelano e scongelano senza neanche ricordarsi come si chiamava. Perché? Perché ci dà fastidio a proseguire, magari con la parete fatta in quel modo, con l'ombra. Andiamo a fare per esempio le coperture. Per fare una copertura piana di qualsiasi tipo, qualsiasi falda nello spazio, comunque storta, lo facciamo in questo modo. Bisogna avere il dislivello tra la parte alta e la parte bassa, diciamo tra colma e gronda, per esempio il 2,80, e la quota dove parte il tetto, quindi la quota della gronda 7 metri in questo caso. Scelgo la forma, partiamo da questa, e clicco su disegna, andando a cliccare sui punti P1, P2 e P3. Quindi ho prima i punti che stanno bassi e poi la parte più alta. E il programma, vedete, me lo va a disegnare nello spazio, anche se stavo storto con l'edificio. Disegna anche quest'altro triangolo, diciamo. Mentre sto lavorando, adesso lo vedete voi, in modo invisibile, prendo questa sagoma a 4 punti, questa è un'altra persona, vedete? Mentre sto lavorando, dicevo, se clicco sul rendering veloce, già trovo dei materiali. Non solo trovo dei materiali, ma trovo anche la scomposizione del solido nelle facce diverse che potrebbero ricevere materiali diversi. Quando faremo un terrazzino, avremo il pavimento, ci posso mettere una texture, il bordo, il solaio, il congelatoio, il parapetto, quindi con materiali che potrebbero essere diversi o uguali. In questo caso abbiamo detto,
voglio la superficie di sopra, ci voglio mettere te o la tesi. Quello frontale voglio vedere che c'è sul domani, quello sotto quello dell'avvenitore di via. Quindi possiamo scegliere tre materiali per il tetto. Va bene? Dove si scelgono questi materiali? Perché abbiamo visto direttamente in 3D, non abbiamo visto la cosa spettacolare del programma, poi la faccio vedere se abbiamo tempo, come si gestiscono i materiali. In questo caso, per questo 3D, abbiamo fatto anche un'impostazione facile dei materiali, cioè qua vi andrete a settare i materiali vostri di default, tipo la mia tipo di tegola, il mio pavimento dei balconcini, i miei parapetti, il mio muro di recinzione, il legno delle finestre e così via. Quindi ognuno di voi si può personalizzare questa ventina di elementi che utilizziamo per fare questo 3D. Posso anche farlo alla fine, mi chiamo il pannello di materiale, lo vedete che è bellissimo, e mi diverto a vedere i vari tegoli, i vari muretti, poi mi sta meglio, poi mi sta peggio. Per esempio, se vogliamo fare questo abbaino, che è già abbastanza complesso, vedete, che c'è di diverso, questo parte sempre a quota 7 metri, come le altre fanno, però finisce più giù e quindi c'è un dislivello che io so è 2,60, parte sempre da 7, la tipologia in questa è irregolare, clicco sul disegna e vado sempre a cliccare su questi punti dell'abbaino. Se uno sbaglia, cosa che capita, può fare undo e il programma annulla l'ultimo comando, oppure va addirittura a cancellare, come dire, è abbastanza semplice. Disegna anche quest'altra, vado qua quest'altro abbaino, i miei punti a quota bassa e poi vado a dare i punti quota più elevata. Poi vado a mettere, torno sul mio dislivello standard, 2,80, e vado a mettere l'ultima falda trapezoidale. Che cosa mi manca? Poiché abbiamo fatto il muro costante di altezza 7 metri, vedete, mi manca il pezzo sotto l'abbaino. Questo trapezio, questo triangolo del quale, questo trapezio, in questo caso, cosa mi serve per fare questo? Mi serve sapere qual è l'altezza massima del muro, che sopra il 9,60, l'altezza minima che siamo fatto che è 7,20. Allora, lo potrei anche ricavare facendo identifica punto delle dita, quindi diventa 9,60. Come si fa? Vado in pareti e dico, alla quota di 7 metri, quindi sopra quella che già ho disegnato, disegnimi un muro che ha trapezoidale che ha l'altezza massima di 2,60 e l'altezza minima di 20 cm. 20 cm. Solido, spessore 0,30 mi sta bene, disegna, mi chiede primo punto e secondo punto, primo punto e secondo punto. Vedete? Questo è il modo più facile di farlo e mi ha creato il lenzuolo. Siamo arrivati a questa situazione, nascondi e visualizza il 3D in modo che vada facile. In effetti, vedete, basta che facciamo adesso per fare gli esterni, che è chiaro, io posso disegnare anche l'interno, l'interno ci vuole, anziché 5 minuti ce ne metterò 10 minuti perché ho più tramezzi, però la logica è uguale. Facciamo i balconi esterni e le finestre. Allora, per fare i terrazzini esterni c'è una routine, terrazzini. Come si fa? Quanti ne ho uguali in verticale? Se sono tutti diversi, ne faccio una alla volta, vedete. Se sono tutti uguali, ce ne ho due uguali. Le vado qua e dico, fammi due terrazzini uguali. Il primo a che quota parte? Faccio uscire un metro finito del pavimento, quindi faccio 80 cm, 0,80, più 20 di solaio. Quindi dico, parte il primo è 0,80. Il secondo lo farei a 3,80. Se andremo 10, 6,80, 9,80, ne voglio fare n. Parapetti li voglio un metro, mi sta bene. Come li vuoi? Muratura, ringhiera? Facciamo un esempio classico, muretto sotto e ringhiera sopra. Quanto è il muretto? 60. E quindi farà 60 di muro e 40 di ringhiera, il totale di metro. Interasse verticale, 3 metri, abbiamo detto. Quindi contemporaneamente 3 metri, ne metto uno e ne metterà più. In questo caso particolare, vedete, il balcone non è libero su tutti e due i lati, ma il lato di destra è occupato dall'edificio stesso. E quindi dico, escludi il parapetto destro. Per stabilire come si fa a destra e a sinistra, si fa il verso di rotazione antiorario, un po' come anche in auto. Guardando quindi quel terrazzino, lontano in questo senso, la sinistra è quella e la destra è questa. Se uno sbaglia se ne accorge, poi la prossima volta non sbaglia più. Quindi in questo caso escludi il parapetto destro, perché ti guarda il balcone dall'esterno. Come vi ho detto, disegna, clicco su disegna e vado a dare primo punto, secondo punto e terzo punto per identificare. Anche qua, come vi ho detto, vi fa il pavimento, il solaio, io ho messo diversi, con il solaio non il cemento, il parapetto lo voglio lo stesso colore di quello e il pavimento lo voglio in questo modo. Chiunque di noi può cambiare anche dopo alla fine o all'inizio nei settaggi. Per fare quest'altro elemento dall'altra parte, semplicemente c'è questa simmetria, escludi quello questa volta a sinistra, primo punto, secondo punto,
Ecco, costruire un terrazzo di questi, provate a farlo con altro, è molto complicato, se scomponono i superfici, cioè, questo è ancora che è diritto, sono storti, è ancora peggio. Poi vedremo quel tetto più particolare, che farò vedere. Visualizza 3D, siamo arrivati a questo, vedete? Nascondi, andiamo a fare le finestre, anche qua è facilissimo, fissi esterni, facciamo questi balconi hanno un'altezza di 2,40 per esempio, numero infissi 2, altezza 2,40, interasse verticale sempre 3 metri, quota prima infisso 1 metro, perché abbiamo fatto il balcone, fatto 1 metro da terra, abbiamo detto 80 più 20, numero di ante 2, sì. Sul tetto, sì. Comunque la parte sporgente, se noi abbiamo fatto un muro di 7 metri e la parte sporgente, comunque il muro vuol dire che non sta toccando il tetto. Come se lo può regolare come vuole il muro, se lo mette 7 metri lo fa sempre 7 metri. Questo è un esempio, chiaramente uno le quote deve conoscere. Ciò vi ho detto, se uno non ce l'ha, se non c'ha anche i prospetti, ha fatto solo le piante, devo conoscere, devo segnare su un pezzo di carta. Quali sono i un balcone quant'è l'altezza, per forza. Sì, no, è evidente, uno se ne accorge, se fa vedere uno se ne accorge, chiaro, può abbassare il tempo, cosa. Normalmente diciamo che c'è un progetto 2D definito. Perfetto. Quindi conosco anche le quote, le altezze, le balconi, tutto via. Qua dico due ante, clicco sul disegna, vedete, e vado a dare il primo punto e il secondo punto, mi fa disegnare nello spazio, senza vedere fare un CS, anche qua mette le tipologie che ho scelto, disegna ancora, mi vado a fare tutti i balconi con quell'altezza che sono a due ante, intorno alla carriera, sto facendo solamente questo principale, è chiaro che vado a fare tutti quanti. Per fare per esempio le finestre del bagno dico semplicemente un'anta, anziché 2,40 una finestra 1,40 per esempio, il primo anziché a un metro da terra sarà a due metri da terra. D'accordo? Disegna, vado qua, mi faccio questo primo e il secondo. Siamo arrivati a questo, vedete? Vado a fare per esempio recinzioni e cancelli. Fammi una recinzione di altezza 2,70 che ha 1,50 m di muretto sotto, quindi 1,20 m di recinzione. Disegna. Gli do i due punti, anche qua posso andare in ciclo chiuso, lui mi disegna il muretto, anche qua adesso ho messo la mia tipologia, posso andare in un momento a cambiare con la tipologia. Nascondi 3D, facciamo un attimo insieme questo tetto, questo qua in effetti è una pensilina che fa così, col cancelletto, diciamo che parto da 3 metri e arrivo a 4 metri, lui devo dire, fammi una copertura che ha un dislivello di 1 metro, partendo da quota 3. Quindi finirà quotato al 4. La tipologia è un rettangolo, disegna primo punto, secondo punto e terzo punto. Disegna anche quest'altro, il pezzo, mi segno sempre e mi faccio questo. La misurizia in 3D, facciamo i cancelletti. Cancella due ante con profili in ferro, disegna, gli do i due punti, lui divide per due questa lunghezza chiaramente. Un'anta, disegna da qua a qua. È chiaro che vedete, io sotto ho dei punti chiave 2D. È evidente che supponiamo che dicessi voglio un telaio a pannelli chiusi, un cancello a due ante e gli do dei punti a casaccio, lui comunque ve lo fa. Però normalmente noi avremo sotto una traccia 2D, che altrimenti lo disegniamo. In questo caso, giusto come esercizio, faccio un punto, vedete, e mi è scomparso l'ultima cosa. Facciamo questi pilastrini, come faccio? Ti dico, fammi questi solidi generici di altezza 3,15, quello di sinistra e di destra. Questa volta vi dico, punto interno, il nostro punto interno è fantastico, poi vedremo anche sul 2D. Anche se ho degli oggetti, delle cose, dei testi, lui va sempre sotto. Intercetta se purché sia chiuso, chiaramente, l'aria. Vedete, disegna. Vado qua, clicco dentro anche da lontano, disegna, quello centrale è 3,65, disegna e vado qua, e così via. Fatto il 3D, fare delle prospettive delle animazioni è istantaneo, anche matematiche con rigore, con il punto che sta assieme di distanza e guarda qua, guardate com'è semplice, vado in prospettiva e gli dico, fammi una prospettiva, io ti devo dare solamente i due punti, il punto di osservazione e il punto dove sto guardando, quindi facilissimo, senza, non so se avete presente le complicazioni delle prospettive. Allora guardate, dico questo, indica punti e procedimenti,
programma si mette in questa situazione. Adesso il punto di osservazione lo posso dare con il mouse o a coordinate, tipo 0, 0, 2 di altezza. In questo caso lo metto con il mouse per terra qua, va bene, ci clicco, ok, ho cliccato un punto a caso. Punto di mira adesso mi chiede, dove vuoi guardare? Voglio guardare per esempio questo spigolo di balcone, clicco qua, questa volta col mouse. Guardate, mi ha costruito geometricamente quella prospettiva precisa. Se mi muovo col mouse, mi sto muovendo lungo quella direttrice prospettica. In più, mi ha segnato quale coordinate dei due punti. In modo che, per esempio, potrei dire, guarda, anziché metterti a terra, metti all'altezza dell'osservatore 1.7 e ricostruisci un'altra volta la prospettiva da questa maschera. Quindi questa è rigorosamente matematica. Però, vedete, è facilissimo crearsi qualsiasi prospettiva da qualsiasi punto. Le animazioni sono istantanee e facili, cioè abbiamo creato due tipi di animazioni. La prima animazione dice guarda sempre avanti nel percorso, che faccio una polinia qualsiasi, entro dentro, esco fuori, tu guarda sempre avanti, con una quota costante o con quote diverse, te lo decido io, con quota costante, immaginate una persona che cammina e guarda sempre lungo il percorso. Seconda animazione, mi faccio una polinia e ti dico muovi di nuovo questa polinia, ma guarda sempre un certo punto dell'abitazione, io dico, in modo che ho la sensazione di girare intorno all'edificio e guardarlo, e mi osservo tutto. Pensiamo sulle due animazioni in genere principali. Guardate com'è semplice, anche qua. Disegna percorso e crea punto di mira automatico, guarda sempre avanti. Bene, facciamo la seconda, punto di mira definito dall'utente, cioè muovi di nuovo una certa polinia e guarda un punto che ti dico io. Vediamo come si fa. Clicco su disegna percorso e crea, potrei essermi creato già prima la polinia, che è la cosa migliore. Disegna percorso e crea significa al volo, però adesso io intiro il percorso e faccio così, passo di qua, devo l'ordine F8, entro dentro la casa, poi giro qua, poi faccio così e vado così. Invio, ho dato il percorso, adesso mi chiede dove devo guardare. Guarda per esempio in questo centro della casa, però mi voglio dare io le coordinate, vedete, io mi scrivo là 13, 9, 60, che sta calcolando la sommità della casa, ricordate 7.60, invece gli voglio dire guarda 13,4 metri di altezza, per non andare troppo su, 4 in via. Adesso qui vedete, comincia a costruire precisamente, chiaramente il disegno non era finito, ci ho messo ancora dentro, non vedete, lo vedete adesso esce fuori dal cancello, vedete? È facilissimo farsi da solo le cose, ripeto, in un modo molto, molto proprio semplice. Lui sta creando adesso 100 immagini JPEG, io ho detto 4 secondi, 25 fotogrammi al secondo. Alla fine cosa uscirà? Lo blocco questo, uscirà una cartella con le 100 immagini JPEG. Finito là? No, abbiamo fatto un modulino che ci crea il filmato audio. Quindi possiamo controllare se liscia, se fluida. Come si fa? Si fa qua, schiacciamo questo pulsantino, apro la cartella io con le 100 immagini JPEG, in questo caso potrebbero essere anche 200, io creo una cartella animazioni e dentro animazioni con le mie cartelle, quei nomi che abbiamo dato. Questo è l'esercizio numero 2. Qua adesso cosa faccio? Vi dico, perché quando lui vedevate a scatti perché costruiva l'immagine, ci mette tempo. Invece adesso le 100 immagini sono tutte fatte già, quindi è molto più veloce. Allora come diciamo? Proviamo con 15 fotogrammi al secondo. Come esce questa animazione? Clicco qua, fammela vedere, già va bene, vedete? È abbastanza liscia, fluida, la posso chiaramente nascondere, posso guardare il primo schermo, questo qua è un effetto, si è creato prima la polilinea, guardo un punto fisso e così via. Mi sta bene, quindi a questo punto cosa posso fare? Posso dire creami un filmato AVI, come lo vuoi chiamare, Claudio. Questo filmato AVI adesso lo mandiamo a AVI, visto dal Windows, dall'iPad, dall'iPhone e così via. Maturato il formato internazionale. Giusto un'ultima cosa importante, questa villetta che abbiamo fatto è facile, bene o male, perché ci sarebbe qualità importante, c'è tutta la stessa parte. Normalmente cosa ci capiterà? La villetta che abbiamo foto inserito nell'esercizio invece non è questa, ma è così. È questa. Più complessa, perché? C'è un piano seminterrato con finestre diverse e fondo diverse. Il primo piano è diverso, il secondo piano diventa un tavolo. E come faccio? Potrei fare che mi faccio tutto su un layer, layer 3, layer 2, ne metto uno sopra l'altro, ma è un bagno di sangue. Poi scongela, ricongela. Invece qual è il punto che dovete usare? È questo.
mettiamo tutte le piantine sullo stesso disegno, come in questo caso, le mettiamo possibilmente allineate, ma non è importanza, possono essere anche spostate. La cosa fondamentale è questa: intorno alla prima piantina mettiamo un box che contiene agevolmente la piantina e può contenere anche eventualmente tutte le altre. Disegnando il primo box, lo vado semplicemente a copiare rispetto allo stesso punto fisso del disegno, lo spigolo di casa, una cosa, e me lo vado a riportare su tutte le altre piantine. Vedete, nella stessa posizione, d'accordo, rispetto alla prima che ho fatto. A questo punto cosa faremo? Andiamo a vedere, è facilissimo. In 3D lo voglio vedere nascere tutto qua, però io disegnerò pezzi qua, pezzi qua, pezzi qua, tutti pezzi diversi. Vi spiego rapidamente, è facilissimo. Prendiamo questo falso tetto, che sta intorno a questo terrazzino, vedete, un parapetto di 1,20 m di livello, non lo devo disegnare qua, lo devo disegnare qua, quindi lo disegnerò qua e poi lo sposterò da questo punto al punto corrispondente e si sposta là. Vi spiego rapidamente. Andiamo, guardate com'è semplice, vado sulle coperture, dico fammi un dislivello di 1,20 m. Guarda. A che quota devo disegnare? In questo caso sono fortunato e me la leggo qua sul disegno, altrimenti devo conoscerlo, chiaramente. 4,50, ok, 4,50. 4,50. Che tipologia ho? Questa, vedete? Attenzione, qua in questo caso sono tanti pezzettini, perché abbiamo detto, non abbiamo una routine, fanno tutto sottetto in automatico. Però lo facciamo, questa è la differenza concettuale. Come si fa? In questo caso però possiamo evitare di finire ogni volta disegna e perdiamo tempo. Esegui il ciclo continuo. Bene, disegna e comincio a disegnare. Primo punto, secondo punto, terzo punto. Quindi è vero che vado pezzo, però lo disegno. Quindi non ho un problema più, vedete? Immaginate a fare questo, solamente queste tre falde che adesso ho fatto in modo così naturale. Immaginate a farle con auto, un CS, lo sposto, un po' di vino in superficie, drammatico. Cioè, non bisogna essere veramente degli esperti. Una volta che ho finito, e qua posso andare avanti fino alla fine, vedete, vado avanti e mi faccio, perdo 2-3 minuti, però l'ho fatto. Una volta che ho finito, cosa farò? Abbiamo detto, lo sposterò da questo punto a questo punto. Per selezionare questo tetto, conviene mettersi sul laterale, in modo che pesa solamente gli oggetti che stanno a sotto. Ecco perché consiglio di mettere allineato, vediamo, però ripeto, non è importante. Mettere in verticale significa poi poter selezionare facilmente rispetto agli altri, altrimenti mettere il prospetto frontale. E qui vedete, io qua posso selezionare gli oggetti e poi li sposto da una parte all'altra secondo i punti fissi. Se avessi sbagliato la quota, domanda e risposta, devo disegnare tutto il tetto, non c'è bisogno, perché usiamo questo trucchetto, sposta, selezioniamo gli oggetti. Quando voglio spostare in quota abbiamo il punto di riferimento, prendiamo sempre 0,0,0, quindi 0,0,0,0, poi il secondo punto 0,0, e di quanto voglio spostare. Se scrivo 1 sale di 1 metro, meno 1 scende di 1 metro, mettiamo 1, resta 4,50 e salita la quota di 5,50, che magari mi ero sbagliato, e poi lo porto tra i due punti continui, quindi è abbastanza semplice. Quell'animazione che avete visto prima sarebbe quella finita di questa villetta, dove ci sono anche delle luci, vedete? L'animazione come è stata fatta qua? È stata costruita, vedete, prima quella polilinea, ecco, mi sono fatto prima la polilinea torno torno, poi ho detto fammi l'animazione di secondo tipo con questa polilinea, conviene sempre disegnarsela prima per bene e dopo dire fammi l'animazione con quella polilinea, anziché farla al volo come ho fatto io. Quindi programmi. Qua per esempio voglio fare una prospettiva guardando dall'ingresso, vado qua e dico prospettiva, va, indica punti e procedi, clicco qua, mettiti per esempio nel punto 0,0,1, un metro di altezza, mi sono messo sull'origine degli assi, e vai a guardare per esempio questo spigolo del tetto, metto qua, clicco, ecco qua mi ha costruito, momento con l'altro, diciamo con la contendina, vedete qui si va a muovere comunque la linea, che è comodissimo per creare prospettiva. Giusto un'ultima cosa, quei materiali che abbiamo visto poco fa, così introduciamo un altro concetto di questo grafico che è veramente spettacolare, vedete, se io prendo anche un disegno 2D, posso usare gli stessi materiali che usano in 2D, io uso in 3D. Perché dico questo? Perché è comodissimo averli anche nel 2D, mi posso vedere le misure, se ho messo una, perché qua potete aggiungere anche voi dei materiali,
permette questa panna, per esempio, come l'abbiamo ottenuta? Paint.net, ad esempio, fotografo una panna, una BMW, una fotografo, gli levo lo sfondo e la salvo come immagine PNG. Apro un disegno nuovo di cromatica del project, gli metto la fotografia, che c'è un bordo trasparente, me la metto in scala, questa è un'altra cosa importante, i nostri disegni, se voi lavorate già in metri, troverete già tutto per me, le tegole giuste, i materiali, le biblioteche. E così facendo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la palma, messo la tua BMW, l'abbiamo messa in scala, e adesso abbiamo detto, crea un blocco TFG, memorizza un nuovo blocco, come lo vuoi chiamare? Palma 01.tfg. Quindi questo qua ha la facilità del TFG, ma è un'immagine. E l'immagine in genere è più ostica a muoversi, spostare, crea confusione. Guardate com'è semplice, io adesso apro i materiali, d'accordo? Vado a cancellare per esempio questa muratura e ne metto un'altra. Anche se ho le palme dentro oppure il testo del pavimento, non devo andarlo a spostare e poi rimetterlo. Questo è il grande vantaggio. E adesso mi metto fisso per lavorarci, cancello per esempio questa muratura, vado qua su murature, a questo elenco potete aggiungere materiali vostri, cartelle vostre in modo facilissimo. Prendo per esempio questa muratura, punto interno, è sempre quello più comodo. Clicco su inserisci materiale, senza levare la palma, le foglie, lui passa comunque dietro. Questo è il grande vantaggio, che è importante, voglio dire, perché anche quando metteremo un pavimento, c'è la scritta soggiorno, c'è un blocco, se ne frega, passa sotto. Non devo levare, poi faccio la cambidura, poi vado a rimettere. Quindi è fatto tutto con questa fantasia. Diciamo per esempio, ora diciamo che l'immaginazione non mi manca, guardate questa tabella grezza, voglio fare per esempio, non so, tipo dimostrare, far vedere che qua c'è l'edificio costruito, qua devo ancora intonagare e così via. Quindi anche tutte queste biblioteche, ripeto, farle è facile, basta avere un programma di grafica che può essere quello stesso per internet. L'unico requisito, quando mettete un vostro elemento, cosa succederà? Magari non esce in scala. Chiedo, però, se siete pressi. Come? Sono troppo grandi. Esatto, allora lo posso ridurre usando scala, sia adesso anche dopo averla messa, vado in proprietà e le scalo. Però, questo vi stavo spiegando, vi conviene fare in modo tale che quando voi creerete un vostro materiale, con scala 1 già deve uscire la misura giusta. Cioè 25. Bravo, quanto era? 25-25? Benissimo. Con scala 1, esatto. Perché? Perché altrimenti è vero che posso cambiare la scala, però mi devo ricordare, quella tabella li devo mettere 0.23. quella tegola 0.84, che l'altro 2.3, lo posso fare, però l'ideale è che quando voi aggiungete la vostra biblioteca, mettendo uno si deve già trovare corretta, in modo non dovete ricordarvi mille situazioni. Accorrendo con questo modulo, diamo anche un'altra cosa fondamentale, il vettorializzatore. Lo faccio vedere rapidamente, anzi faccio un nuovo disegno, mi vado a prendere strumenti, vettorializzazione, posso prendere anche un PDF catastale. Vedete, carica PDF, mi prendo, vado in, prendiamo questo, e lo vettorializzo così istantaneamente. Vedete, vettorializza, significa trasforma in un DVG. Però è un DVG fantastico perché c'ha i punti chiave delle polline, non è 10.000 pezzettini attaccati un vicino all'altro, che già sono utilizzati. Posso anche, prima di portarlo nel mio disegno, calibrarlo. Che farò dopo col calibro? Prima la misura, scala, diminuisco, punto 4, 3, lumine. Vado qua e dico calibra, che significa dare due punti la distanza di mezzo. Quindi io dico, guarda che da questo punto a questo punto sono sicuro che ho 100 metri. Quindi è stato ricavato il fattore di scala, importa nel mio disegno e poi guarda, è un fatto. Se lo voglio modificare, questo è un blocco di fuggi adesso, lo esplodo e ci lavoro sopra, esplodi, vado qua, lo clicco sopra, faccio vedere come sono fatte le linee, vedete? Le polinine sono linee per pochi punti, non è, vi faccio giusto per scrupolo vedere l'originale di questo file, vi faccio vedere giusto per curiosità, computer, ci due punti, carta di dimostrazione, abbastanza fine. Questo qua, Avvocato Capone, vedete, è un file non altissima risoluzione, vedete come sono fatte le polinine. Chiaramente molti capi vi danno tanti pezzettini, noi invece abbiamo individuato i punti chiave dove gira la linea, e quindi automaticamente questa magari sarà 4 punti, e quindi è una polinina, perché altrimenti diventa effettivamente non solo pesante,
alimenta poi che praticamente non riusciamo a utilizzare. In linea teorica potrei prendere le piantine dal catasto e farmi un 3D lavorando su queste piantine che ho portato in vettorializzazione. D'accordo? Giusto, una, per chi non conoscesse questo CAD che è veramente fantastico, anche nel 2D abbiamo dei comandi fantastici, tipo non so, il calcolo delle superfici e volumi. Faccio un esempio, vedete, faccio una polilinea un po' a casaccio, facendo per esempio degli archi, secondo punto, faccio una polilinea un po' complessa, linea, metto qua, chiudi, voglio fare il calcolo superficie e volumi di quest'area. Qualunque caso, ci clicco sopra e mi dice l'area perimetro. Io però voglio dimostrarlo, allora vedete, andiamo qua, strumenti, area condistinta, mi chiede praticamente di selezionare un oggetto, bene, come, cosa vuoi riportare? Riportami scritto superficie interrato, giusto per fare un esempio, unità di misura metri quadrati, dove la vuoi mettere questa cosa? Eccolo qua, vedete, mi ha fatto le aree elementari e mi ha dimostrato che la superficie, se era un volume mi avrebbe chiesto l'altezza e quindi faceva superficie, poi volume uguale 201x320 per il volume. Voglio dire, troverete tanti di quei comandi comodissimi anche nel 2D. Quindi, come? La cornicetta, la cosa, c'è quanto scritto qua, superficie interrato, tutti i numerini che fanno riferimento. Voglio dire, si risparmia un sacco di tempo anche nella processazione normale. Quindi, mi fermo, poi qualsiasi cosa, qua non vi sto a dire che ci sono le sezioni automatiche del 3D, ci sono dei modi fantastici. Vi spiego, sì, vogliamo già fatto vedere internet, no. Vediamo se funziona. Abbiamo Federico. Vediamo se prende la chiavetta, perché all'inizio ha funzionato. Un attimo, vedo subito. Sì. Perché è una cosa interessante, c'è la possibilità di portare da Google direttamente il mondo. Molto bello, perché allora si sta collegando, forse riusciamo a fare. Missione. Vediamo. Un po' ripenso. Vediamo per esempio una zona di Avellino, magari pianeggiando, noi ci mettiamo nella stessa linea. Dateci una zona. Diciamo, mettiamo Avellino, virgola, via, non lo so. Via? La zona dove c'è un po' di terreno pianeggiante più o meno. Annarumma. Via Annarumma? Sì. Via Annarumma. Andiamo a cercare la zona. Andiamo a cercare. Nel frattempo nel 3D c'è un file, c'è una, in file c'è esporta formato collata, dai, ecco qua, andiamo, già l'avevamo messo qualcosa in questa zona, prendiamo per esempio, supponiamo che vogliamo inserire questo terreno, per fare un esempio, come si fa? Senza georeferenziare vado a prendere il modello che abbiamo esportato, quindi aggiungi un modello, andiamo in sfoglia e vado a prendere il modello che avevamo già preparato, che voi magari avete già esportato per la dimostrazione, questo, dai, apri, lui lo piazza al centro qua del video, che è già in scala, chiaramente lo posso spostare dove voglio, lo posso ruotare, ma la cosa interessante, lui dove l'ha posizionata? L'ha posizionata al suolo, perché Google Earth conosce tutte le quote sul livello del mare, quindi il territorio nazionale. Come facciamo qua adesso? Perché questo qua era un seminterrato, secondo l'inglese, 2 metri sottoterra, e andiamo a dire altitudine, anziché al suolo con una metri di default, diciamo rispetto al suolo, meno 2, in questo caso, qui vedete, me l'ha posizionata, e a questo punto possiamo utilizzarla anche come un ulteriore foto inserimento per la paesaggistica, perché possiamo catturare questa immagine e rielaborarla in altro modo, e quindi in questo modo e ci possiamo conservare, vedete, l'elenco di tutte le villette e gli edifici che abbiamo fatto per i nostri clienti. Sì. Domani questo che faccio? Lo rimodello, quindi lo rinomino e lo chiamo per esempio edificio Avellino 2, per esempio. In questo modo cosa facciamo? Abbiamo sotto controllo, possiamo conservarci tutti i nostri progetti. Questo per esempio è un geometra di Montecagnano, ci ha fatto questo progetto, adesso vedrete. Molto bellino, semplice, fatto completamente con i C3D. Il vantaggio è che se avessimo una zona dove abbiamo dei puri edifici 3D, come molte parti diciamo che ci sono, avremo il 3D insieme agli altri 3D, voglio dire. Con la stessa tecnica abbiamo un modulo che fa, cattura il terreno e ce lo trasforma in un paesaggio 3D. Molto bello, anche questo lavoro direttamente con Google Earth, identifichiamo la zona e andiamo a aprire praticamente il terreno. Ok, ho fatto vedere questa cosa che ci tengo a farla vedere, che è
facile, quindi c'è un pulsantino che dice esporta in formato collata, dopodiché diventa un modello, diamo un nome e lo apriamo da Google. Dare, punto dare, sarebbe un formato collato proprio di Google.